secondo appuntamento con la rassegna del teatro dialettale organizzato dagli amici della Ribalta di Lanciano e incluso nel cartellone 2015-2016 del Teatro Fenaroli. Le nozze commedia di Franca Arborea, che ne cura anche la regia, rappresentata dalla compagnia teatrale Gli Amici della Saletta di Pescara. Un divertito ritratto di famiglia che ride su vizi e virtù tipicamente italiane, in questo caso si tratta di un matrimonio e dei quattro consuoceri che cercano di organizzarlo nel migliore dei modi, ma si scontrano contro le numerose esigenze di parenti ed amici. Il gruppo teatrale Gli Amici della Saletta nasce nel 2005 e dopo poche stagioni si impone e si fa conoscere nell'ambito regionale come una delle migliori compagnie teatrali amatoriali abruzzesi. Ma che te le dici tutte queste notizie? Mamma! Se mamma dice che tutti i matrimoni hanno sbaglio di una baggia, ti dice perché si informa, legge il giornale, vede la televisione e si collega pure a internet. E mo le si chiama. Ma che razza di pompe funebri che è questa? Questa è l'agenzia delle pompe? Questi è? Signore! Io mi sono ordinata già da una moglie lo funerale e mi sono pagata anticipata e il marito mi ha scomparso in tra cascia in città a dove avete messo. Signore! Avete marito, ma prima che faccio uno sfracello, Signore, io non una capisco! cosa. Ma chi è che cerchenne? Vai cerchenne, Mimì che andiamo alla messa, marito, ma a dove l'avete messo? L'avete depositato qua dentro? Signor, che menci pazienza! La borsetta di Chiara Stella! Ottimo, che brutta! Ma che fa sentire? Chiara Stella, quante belle sta borsetta! Tu devi cantare, le posso vedere? Quanto è pesante! Ma che ci messe dentro? Due portella! E che la scannare un po'! Due zoccole di sale, contro l'invidia! Ma come si è vestita? La cerimonia! Colorata, ma con la collana così decorata, via, tolga qualche finimento. E voi? Di nero al matrimonio. Signor, lo sei due orfanelle, Signor, noi portiamo la nostra mamma. Ma il matrimonio si rispetta, qualcosa di colorato potevate anche metterlo. Vado di là io a vedere di trovare.